È anche singolare, lo lascio alle vostre riflessioni, non voglio addentrarmi in particolari pensieri, ma segnalo che 10 anni fa le scuderie del Quirinale festeggiarono il loro decennale con una grande mossa su Caravaggio, che probabilmente tutti ricorderete, e oggi affrontiamo i 20 anni con Raffaello. In qualche modo passiamo dal tremendismo biografico e artistico di Caravaggio alla immensa parabola del classicismo di Raffaello, una parabola che pure sappiamo tutti conteneva già i semi del cambiamento e della crisi. Chissà che questo non significhi qualche cosa. Io voglio dire subito alcune cose. Sono alcune cose che credo debbano essere motivo d'orgoglio, non tanto per noi, quanto per il sistema italiano. Innanzitutto, la mostra nasce, ecco Heike che ci raggiunge, ha aspettato il momento in cui parlavo di lui, ovviamente, perché la mostra nasce da una organica, serrata, inesorabile, oserei dire, collaborazione scientifica con le gallerie degli Uffizi. Io ricordo bene quando più di 3 anni fa Heike venne a proporci questa mostra con un gesto di enorme generosità, a festeggiare Raffaello con il contributo decisivo degli Uffizi, ma nella città Roma che lo consacrò come artista totale, potremmo dire oggi. E aggiungerei che la Mostra di Roma potrebbe costituire per l'ideale visitatore uno dei motivi di immersione totale nel mondo raffaellesco, qualora, dopo aver visto ovviamente i grandi luoghi di Raffaello a Roma, venisse a visitare la mostra e andasse poi agli Uffizi, dove troverà peraltro un biglietto scontato. Ma la mostra è anche il frutto di altre sinergie con altre istituzioni. Voglio ringraziare innanzitutto la Galleria Borghese, con cui all'inizio avevamo armonizzato i nostri rispettivi calendari e poi con atto di generosità ha ritenuto di rinunciare alla propria idea di mostra, consentendo così che tutti gli sforzi fossero concentrati sul grande evento delle Scuderie del Quirinale. Il Parco Archeologico del Colosseo, abbiamo una convenzione di collaborazione, la loro è ovviamente, non poteva che essere così, una grande iniziativa sul tema delle grottesche. Voglio ringraziare l'Opificio delle Pietre Dure, che non solo ha condotto a termine mirabilmente, come se ne sarebbe potuto dubitare, il grande restauro del Leone X, ma con grande sforzo di tempi e di risorse è riuscito a fornire in grado tutta la documentazione conservativa necessaria su molte opere. I Musei Vaticani. Abbiamo poi due istituzioni straniere che dobbiamo ringraziare, di primissimo livello. Certo, per noi parlare dei Musei Vaticani come un'istituzione straniera è strano, ma è corretto, è così. I Musei Vaticani hanno anch'essi armonizzato il loro calendario e il loro progetto di iniziative con la mostra delle Scuderie del Quirinale, e un esempio straordinario l'abbiamo avuto poche sere fa, l'abbiamo avuto tutti insieme, quando nella Cappella Sistina è stato ricreato, addirittura ingrandendolo, visto che in quell'epoca gli arazzi erano stati solo 7, è stata ricreata la magica giornata del 26 dicembre del 1519 con l'esposizione degli arazzi degli Atti degli Apostoli. Uno di questi arazzi sarà in mostra, il Sacrificio di Listra, accompagnato dalla riproduzione straordinaria del cartone, che oggi altrimenti a Londra si vede molto male, opera di, voglio anticiparlo subito, dei Fatton Foundation for Digital Technologies in Conservation, e abbiamo qui con noi Adam Lowe, che ringrazio e che è il fondatore, il leader carismatico di questa straordinaria entità. Che cos'è la mostra? Ovviamente poi l'accordo di Stato con il Louvre, grazie al quale, con la Francia, grazie al quale abbiamo due straordinari prestiti dal Louvre, il ritratto di Baldassarre Castiglione, decisivo ovviamente per una mostra su Roma, e il doppio ritratto, l'autoritratto con Amico. Che cos'è questa mostra? Questa mostra è innanzitutto un progetto scientifico, come ho detto, serratissimo, che nasce e trova la sua celebrazione in Roma. Appunto, la città che consacra, che
che consacra Raffaello. Sarà una grande opportunità di approfondimento intellettuale per tutti i visitatori. Il visitatore uscirà da questa mostra, io ne sono profondamente convinto, non solo beato negli occhi per la qualità e la quantità dei capolavori, ma avendo accresciuto la propria stratificazione cognitiva. E questo, se permettete, è il motivo vero per cui si fanno le mostre. Non ne ho il minimo dubbio che accadrà così. È un progetto originale concepito a ritroso. Il punto d'arrivo di Raffaello, Roma, è il punto di partenza della mostra. E la mostra comincia con una incredibile, strepitosa ricostruzione in scala pressoché naturale della tomba di Raffaello. E di nuovo dobbiamo ringraziare la Fatum Foundation per questo. È un percorso a ritroso, quindi, per cui dagli anni romani si andrà indietro agli anni fiorentini e poi agli anni umbri, alla giovinezza, all'estrema giovinezza urbinata. È un percorso a ritroso dichiarato sin dall'inizio del manifesto, in cui abbiamo invertito le date, quella della morte e quella della nascita. La mostra ovviamente presta grande attenzione alla vicenda della lettera. È presente con la minuta di Mantova, con la preziosa minuta di Mantova, autografa di Baldassarre. Intorno alla lettera è costruita una sala che io definisco il magnete della mostra, perché io, non specialista, io, non storico dell'arte, camminando in questi giorni nell'allestimento, ricadevo inevitabilmente in questa sala e ogni volta capivo e imparavo qualcosa di più. È una lettera, come tutti sapete, che pone fra le altre cose le basi della nostra tutela, dei principi della nostra tutela e che arriva dritta al meraviglioso articolo 9 della nostra Costituzione, ma è anche una lettera che abbraccia e fa capire l'immenso progetto a cui Raffaello si stava dedicando, la ricostruzione della pianta di Roma Antica. E allora, entrando in questa sala, voi avrete, descriverò solo questa nel dettaglio perché poi verrete a vedere la mostra nel giro riservato alla stampa. E allora il visitatore vede al centro la lettera in vari fondi, poi capirà come il rilievo topografico veniva fatto. Ci sono i disegni di Antonio Sangallo il Giovane, a cui viene dedicato in catalogo un saggio prezioso in cui, diciamo, viene espressa una possibile ipotesi della funzione di questi disegni. Vedrà alcuni degli strumenti che venivano usati per questi rilievi, una bellissima bussola topografica. Vedrà i ritratti di Baldassarre e di Papa Leone X, il destinatario di una lettera che non fu mai inviata. E guardando negli occhi Baldassarre, credo che il visitatore capirà davvero molto di più, guardando il potere che viene espresso dal ritratto di Leone X, di nuovo capirà qualcosa, capirà come siamo arrivati alla nostra Costituzione, capirà come Raffaello era veramente quell'artista totale che tutti noi oggi definiamo. Finisco dicendo due cose: in mostra ci sono tre opere amatissime che tornano per la prima volta in Italia dopo l'esportazione avvenuta per motivi collezionistici, in particolare la sublime Madonna d'Alba da Washington, la Madonna della Rosa dal Prado, la Madonna Tempi da Monaco di Baviera. E anche questo è un motivo per venire a visitare la mostra. Così come un altro motivo sarà vedere, ma ce ne sono tanti e io adesso mi sto annoiando, quindi fra poco smetto, ma per esempio vedere per la prima volta riunite nella stessa sede i due grandi papi che fecero grande Roma e che fecero grande Raffaello, Giulio II e Leone X, uno vicino all'altro, una stanza di separazione, potremmo dire. E poi c'è un programma di eventi particolarmente ricco che è dovuto ad Anna Martirolo, e qui vorrei dire, nel citare Anna Martirolo vorrei citare Matteo Lafranconi, che come tutti sapete è uno dei curatori insieme a Marzia Faglietti e poi a Di Teodoro e a Farinella della mostra, perché grazie al lavoro di Matteo e grazie al lavoro di Anna Martirolo io posso dire, occupandomi delle scuderie da 17 anni, posso dire che abbiamo fatto dei grandi progressi nella consapevolezza di costruire mostre originali e giustificate. I ringraziamenti sono tanti, finisco qui. Consentitemi di leggere, perché non voglio dimenticare nessuno. Ho già ringraziato le istituzioni
che ci hanno aiutato. Desidero ringraziare gli uffici del Ministero, in particolare il Segretariato Generale, il Gabinetto del Ministro e la Direzione Generale Musei, che molto ci hanno sostenuto in questa impresa davvero grande, il Comitato Nazionale per le Celebrazioni di Raffaello, presieduto da Antonio Paolucci, che saluto, non può essere oggi con noi, ma ricordo bene come Antonio, sin dalla prima riunione del Comitato, disse che questa sarebbe stata e doveva essere la mostra medaglia delle celebrazioni. Il Comitato Scientifico della Mostra, autorevolissimo, è presieduto da Silvia Ferino, ovviamente i curatori che ho già citato, la nostra commissione scientifica delle scuderie, presieduta da Mario Botta, dall'architetto Mario Botta, Francesca Ercole, l'architetto nostro delle scuderie, che ancora una volta ha saputo superare una prova difficilissima con stile e con rigore, ho già ringraziato Factum. Vorrei ringraziare l'editore dello straordinario catalogo che vedrete, Schirà, perché voglio sottolinearlo, quel catalogo è un catalogo di più di 500 pagine. Devo dire che mai in questi mesi l'unico argomento che ha fatto agio sugli altri nelle scelte dell'editore è stato quello dell'investimento culturale, e dobbiamo davvero ringraziare. E ringrazio i nostri partner che hanno avuto un ruolo decisivo nel consentire lo sviluppo anche economico della mostra. Innanzitutto i main sponsor, che sono American Express e la Salini Pregino, e per quanto riguarda un particolare contributo orientato alla conservazione e al restauro, l'Ottomatica, che ha consentito che la mostra finanziasse il restauro del Leone X, il fondamentale restauro del Leone X. Io finisco, c'è una frase di Bernardino Babbi che nelle memorie concernenti la città di Urbino scrive: Raffaello nell'architettura eccellente e nella pittura di Milano. Noi speriamo di essere stati degni di queste parole. Grazie. Cedo la parola con grande piacere al direttore delle Gallerie degli Uffizi, Aike Schmidt. Grazie Mario. E tante grazie infatti a molte persone, a parte tutti quelli già menzionati. Vorrei sottolineare anzitutto un ringraziamento a Marzia Faietti, la curatrice di questa mostra, perché questa è una collaborazione che non è soltanto una collaborazione istituzionale, amministrativa, ma è proprio una collaborazione scientifica, una collaborazione che sin dal primo momento ha visto i nostri specialisti insieme a quelli delle scuderie del Quirinale, e quindi ringrazio anche Matteo Lafranconi subito nella stessa frase infatti di Marzia, di collaborare a sviluppare questa mostra, perché così come nel caso di Leonardo da Vinci abbiamo subito visto, per fare una mostra che va oltre quello che è già stata fatto in altre occasioni, bisognava collaborare, in quel caso era una collaborazione con il Museo Galileo Galilei di Firenze, in maniera da contestualizzare con i più recenti risultati scientifici, il Codice Lester, mostra che ha portato 380.000 visitatori a conoscere Leonardo Scienziato, e che era la mostra di apertura dell'anno leonardiano. In questo caso era ovvio per me che l'unico partner con cui si poteva tentare di organizzare una mostra che vada oltre quello che finora è stato fatto sono le scuderie del Quirinale. Quindi 3 anni fa ci siamo incontrati, abbiamo deciso di collaborare a questa mostra, abbiamo deciso di mandare molto, molto più opere del solito a Roma. Infatti così tante opere non sono mai tornati nell'urbe dopo la morte di Raffaello, e si tratta anche di opere che Raffaello dipinse in vari periodi diversi della sua carriera, che quindi nemmeno lui nello suo studio aveva tutti insieme. E possiamo dire oggi che questa mostra è effettivamente una mostra che va ben oltre
tutte le mostre mai fatte su Raffaello, la più grande che vedremo in vita nostra, ma anche quella più sensata, perché è basata rigorosamente su ricerche scientifiche, su novità che vengono fuori anche dal restauro di alcuni capolavori. E quindi il mio altro grande ringraziamento che vorrei fare è a Marco Ciatti, che dirige l'Ufficio delle Pietre Dure e che ha seguito i nostri restauri di Raffaello, in particolare il Leone X, in questi ultimi 3 anni, che sarà presentato ora in una maniera del tutto diverso di prima, con un colore, specialmente il suo vero colore, che è diverso da quello che abbiamo visto in questi ultimi decenni. E quindi anche da questo punto, sia per lo specialista ma anche per il pubblico, che sarà veramente, rimarrà probabilmente senza parole davanti a così tanta bellezza, ma anche così tanta contestualizzazione a Roma. Infatti, al centro di questa mostra evidentemente sta l'importanza di Roma, dove Urbinata arrivò nel 1508, e quindi che era così importante proprio per la sua arte, anche per l'arte delle generazioni che gli seguivano. E proprio per questo motivo, sebbene naturalmente il periodo in Umbria, il periodo a Firenze, il periodo anche nelle Marche, a Urbino, è contemplata nella mostra, una parte, ovvero la nuova sala di Raffaello agli Uffizi, non l'abbiamo trasportato a Roma, perché se l'avessimo voluto fare avremmo dovuto proprio spostare l'intera stanza. Però dico di più, non soltanto l'intera stanza ma anche le stanze adiacenti, cioè quindi avremmo dovuto portare tutti gli Uffizi alle scuderie, non c'era nemmeno spazio per farlo. E quindi questa era la parte che avevamo lasciato a Firenze. Tutti i visitatori degli Uffizi che vengono, che comprano biglietto durante il periodo della mostra, avranno il 33% di sconto per la mostra alle scuderie del Quirinale, anche per che qualche cosa non vedranno, specialmente a Palazzo Vitti, ma soprattutto per invitare le persone a vedere entrambi questi, sia la mostra permanente nella sala di Raffaello agli Uffizi, che anche la mostra temporanea. Alla fine sono solo 3 mesi, infatti, che daranno questa possibilità unica di vedere tutto qui insieme. E quindi chiudo con questo invito di vedere sì la mostra, ma di venire anche a Firenze a vedere quello che non si può vedere qua. Ci addentriamo adesso nello specifico della mostra con i due curatori, Marzia Faietti e Matteo Lafranconi. Ricordo che il team curatoriale era poi affiancato da Vincenzo Farinella e da Francesco Paolo Di Teodoro. Direi che per diritto di ospitalità e cortesia di ospitalità parla prima Matteo Lafranconi. Solo 2 parole, consentitemi, non è mio solito, una certa emozione dopo molti anni di lavoro, ma un'emozione che mi permetto di credere sia condivisa e sia dalla parte degli organizzatori e sia di chi attende questa mostra. È un'emozione generata dalla specialità, dalla irripetibilità di questo anniversario che ci è dato, che è dato alle nostre generazioni di vivere. Io credo che c'è solo un precedente per una situazione così speciale nel mondo che conosciamo, che è quella che è capitata nel 1991 col bicentenario della morte di Mozart, non soltanto per un anniversario di un colosso della storia del pensiero culturale europeo e mondiale, ma anche per la brevità praticamente identica delle rispettive esistenze. Raffaello è morto a 37 anni, Mozart a 35. Quindi
questi anniversari hanno consentito una cosa ancora più importante diciamo, nell'arco di generazioni di mezzo, cioè di ricordare le stesse persone l'anniversario della nascita, le celebrazioni per l'anniversario della nascita ed arrivare a vivere le celebrazioni per l'anniversario della morte. Quindi di percepire anche un lasso di tempo nella sua straordinaria brevità rispetto alla immensità dei risultati raggiunti. Questo è una delle ragioni per cui la rotondità e la specialità di questo anniversario ci hanno convinto a tenere un pochino come stella polare l'idea di questa morte improvvisa. Ricordiamolo, Raffaello ha avuto i famosi 8 giorni di febbre continua e acuta, da cui generati tutti, diciamo, i racconti aneddotici rispetto alla morte, ma non era assolutamente una morte prevedibile. Il mondo non si preparava, diciamo, a mandare avanti, a sviluppare il progetto di Raffaello con un'accelerazione che si è interrotta bruscamente. Quindi questo ha reso particolarmente importante il momento della morte, lo sgomento, l'incredulità, quasi da calamità pubblica, dicono le fonti, al momento della morte di Raffaello, e quindi a fare questo gesto curatoriale un po' così audace, che è quello di cominciare attraverso una riproduzione in facsimile, devo dire incredibile, della tomba a scuola 1-1 della tomba di Raffaello. Il Pantheon a Roma, chiunque può andare a vederlo, ma serviva riportare questo fasto lapideo del Pantheon dentro all'inizio del percorso per ricordare il suo senso culturale. Ringrazio Edith Gabrielli che è qui, abbiamo lavorato benissimo per una cosa molto complicata che è stata fare questi rilievi all'interno del Pantheon per un'intera settimana, la collaborazione è stata fondamentale. Ringrazio anche Arnold Nesserat che è qui, che ha, diciamo, negli ultimi anni così rappresentato gli studi, un avanzamento degli studi importantissimo sul Pantheon, soprattutto in età di Raffaello, e che è stato di grande ispirazione per noi. Il gesto culturale che Raffaello compie, desiderando in punto di morte di incastonarsi nel più simbolico degli elementi, dei monumenti antichi, è una dichiarazione perfetta, identitaria, che rappresenta probabilmente l'eredità morale più forte da cui noi possiamo ispirarci. Cominciamo quindi da questa enorme suggestione della tomba per andare a creare questo percorso a ritroso, che a quel punto è diventato automatico, non è una trovata narrativa semplicemente, non è semplicemente l'escamotage che ci consente, e questo comunque ce lo consente, di presentare le opere di Raffaello. Sapete che le scuderie sono più ampie e monumentali al primo piano e meno al secondo, ma è anche proprio quello che consente di formulare una verifica a posteriori della grandezza di Raffaello a partire dai risultati finali del suo percorso. Questa mostra spero possa consentire a tutti di mettere da parte, diciamo, quello che generalmente, con espressione un po' comica, si definisce sempre come il Raffaello tardo, l'ultimo Raffaello, the late Raphael. Non esiste late Raphael perché Raffaello è morto giovane all'improvviso, con una speranza e potenziale di sviluppo ancora più incredibile di quello che effettivamente ha realizzato. Quindi noi dobbiamo guardare all'ultimo momento della sua fase creativa come un momento di straordinaria potenzialità e niente affatto legato diciamo, a quella nobile, completa fase discendente di un percorso creativo. Non ha nulla a che vedere con il termine, la produzione finale di un percorso artistico di lunga durata. Quindi questo è stato un pochino l'intento, diciamo, il gesto curatoriale che mi sento così di aver condiviso con gli altri curatori. Prima di lasciare la parola a Marzia Faietti, voglio veramente dire che l'idea di tributo a Raffaello ha governato tutto il nostro lavoro, è stato per questo un lavoro corale nel lavoro dei curatori, corale nel rapporto col comitato scientifico, corale nel rapporto con gli autori di catalogo, che sono tanti, che hanno regalato dei contributi molto importanti all'attualità della ricerca. Abbiamo cercato di unire le forze per essere almeno per approssimazione all'altezza di questo colosso della nostra cultura. Grazie. Grazie. In ciò facendo, cioè unendo le forze coralmente per essere all'altezza di questo grande compito che generosamente ci era stato offerto,
In un certo senso abbiamo ripercorso un metodo di lavoro che era proprio di Raffaello. Di Raffaello si celebrava la capacità di lavorare con gli altri, assegnando a ciascuno un proprio compito, rispettando una individualità e nello stesso tempo proponendo una regia assolutamente impeccabile, precisa, personale. Noi certamente non abbiamo potuto riproporre quello charme, no? Operativo di Raffaello, ma ce l'abbiamo messa tutta, convinti come siamo, come eravamo e come siamo, che l'ottimo universale di cui di Raffaello, cioè la capacità di conciliare diversi stimoli, diversi autori, è qualcosa di molto più complicato e molto più profondo in Raffaello stesso. Ci piaceva scoprire le ragioni di quella originalità e allo stesso tempo di quella dolce arrendevolezza rispetto al risultato di altri giganti che l'avevano preceduti. Facendo questo percorso era inevitabile poi che ci trovassimo di fronte ad alcuni quesiti. Che cosa dice oggi Raffaello? Ma cosa dice soprattutto oggi Raffaello ai giovani? Come possiamo noi oggi presentare questo artista di cui siamo tutti convinti sia stato un grande artista, un artista eccezionale, ma perché alcune epoche l'hanno di vari paesi senza distinzione, soprattutto prendeva tutto Raffaello che fa, però si trova di fronte ai massimi cantieri del suo periodo e studia profondamente, lo si vede in quelle poche lettere che abbiamo sue o di altri che parlano di lui, non di Rimini, ma inviava da Roma ad Alfonso I d'Este ed è questa lettera in cui si parla anche del temperamento malinconico. Non è il messaggio più moderno che Raffaello può lasciare a tutti noi e ai giovani partiti, che è quello della pace. Persone che secondo il principio della tolleranza filosofica, che poi scrisse nell'86 il suo saggio, non nell'83, parlava appunto del manifesto quasi visualizzazione del manifesto picchiano, parla dell'erede, del famoso picco della Mirandola, sulla pace, sulla pax filosofica, sulla premessa di ogni pace, la pax filosofica, la pace religiosa, la pace studiata, ci sono tanti componenti, ma nell'arte di un grande artista noi possiamo scegliere quello che oggi ci accalora.